basta smaltire e rifare un pezzo uguale della stessa smaltire qualità. Praticamente fare granulato e si produce con poca energia lo stesso tipo di plastica, lo stesso tipo di qualità di... Bel bagagliaio di dietro, si deve pensare senza questa scatola di dietro, quelle sono le macchine. Due posti, bello grande per due posti, autonomia 160 km di media, riesco a fare anche 200 recuperando l'energia di frenata, di discesa. Anche questo c'è il sistema di... Ora faremo il test, infatti vediamo la macchina che si sta spostando, come al solito molto silenziosamente. Ok, il test è iniziato, fluida, c'è un po' di traffico con queste macchine elettriche. Dallo sguardo sembra molto soddisfatto. Bene, ok, il test è terminato. Impressioni a caldo, caldo. Sali, su, tempo corto. Questo è un quadriciclo o è una macchina? No, è una macchina vera e propria. Quindi si guida con la patente B. Perfetto. Ha tutte le cose di una macchina normale, quindi gli airbag, eccetera, eccetera. Tanto nel frattempo ne vediamo. Questa è fighissima, comunque veramente confortevole, ha uno spazio enorme, sia per l'abitabilità, due posti secchi, e poi c'è un sacco di bagagliaio. Tagliamo di qua perché andiamo a inseguire la DeLorean. Sai Stefano, mi sto divertendo ad essere bello che trasportato con questa. All'interno di un capannone, praticamente dove ci troviamo, ci sono circa 6-7 macchine che stanno girando e non si sente alcun rumore. Solo oltre a quello delle persone, perché, dei flash. L'odore? L'odore, vabbè, nessuno ovviamente. Ragazzi, noi stiamo camminando dietro una macchina elettrica che non puzza, perché è elettrica. Vai a fare una cosa bene, del genere. Noi adesso usciamo, da lasciamo la macchina per fare prove ad altri. Via di uscire, vediamo gli interni. Neutro, ok. Abbiamo molta capienza di spazio all'interno.